Professore Calcano. Dottoressa Gervino. Ognuno la facciamo una. Direttamente a questa cosa, però è bene che anche voi, voglio dire, mi fa piacere che state qui, perché comunque questa sarà un'attività anche per i più piccoli che vi interesserà nei prossimi anni sicuramente, perché io ne approfitto per salutare tutti e salutare i presenti che siedono qui a questo tavolo di presidenza e che rappresentano ognuno i partner che hanno aderito a questa iniziativa promossa dal Liceo Classico, ma anche dall'Istituto Tecnico e dal Liceo Scientifico di Roma. Noi oggi ufficialmente, in forma ufficiale, ma ovviamente in una forma così inusitata, presentiamo l'avvio. Da domani mattina partiranno, relativamente al Liceo Classico e al Liceo Scientifico, perché per quanto riguarda l'Istituto Tecnico si è già avviata la fase da qualche giorno, presentiamo i progetti di alternanza scuola-lavoro. E innanzitutto diciamo che cosa è questa l'alternanza scuola-lavoro, che per i licei è una novità che dall'anno scolastico prossimo sarà obbligatoria e che riguarderà tutti gli studenti che sono della fascia di età dai 16 ai 19 anni, cioè intendiamo dire il secondo biennio e il monoennio, cioè gli ultimi tre anni di percorso scolastico. Il legislatore ha voluto, voi sapete, se non lo sapete, i vostri docenti naturalmente lo sanno bene, ma se non lo sapete vi dico che l'alternanza scuola-lavoro cosiddetta, che è stata sancita con la legge vi dico anche la legge del 28 marzo 2003 numero 53, artefice fu l'allora ministro Moratti, che cosa diceva? Diceva che tutti i percorsi delle scuole superiori devono avere i nuovi ordinamenti, che poi si sarebbero ovviamente studiati negli anni successivi, come in effetti è stato, avrebbero dovuto comprendere nel curriculum percorsi di alternanza scuola-lavoro. Cioè nel senso che ogni ragazzo poi, in una fascia d'età particolare, doveva fare dei tirocini formativi e quindi avvicinarsi a quello che è il mondo del lavoro. Comprendete bene che se avevamo questa esperienza, era un'esperienza pregressa e comunque consolidata sia per quanto riguardava soprattutto gli istituti professionali con la terza area cosiddetta, ma anche gli istituti tecnici, e anche questo istituto tecnico negli anni scorsi ha fatto molte esperienze di alternanza scuola-lavoro, quindi di stage presso le aziende, la difficoltà era immaginarla in un liceo classico, in un liceo scientifico, nei licei. Eppure il legislatore ha sancito proprio, oltre a quella legge che vi ho appena citato, ma con il decreto, con l'articolo 2 del DPR del 15 marzo 2010, il numero 89, che sarebbe proprio il regolamento sul riordino dei licei, esso infatti prevede, a partire dal secondo biennio, come vi dicevo, e al compimento del sedicesimo anno dello studente, la possibilità di introduzione dell'alternanza anche nei licei. Ma qualcuno può dire, ma se poi chi frequenta il liceo, soprattutto un liceo classico, un liceo scientifico, deve necessariamente proseguire gli studi, che senso ha avere questo tipo di esperienza? Il legislatore sempre, nei commenti che poi a ogni legge vengono tranquillamente fatti e vengono regolarmente fatti dagli esperti, risponde e dice: no,
Oggi un ragazzo, anche che frequenta il liceo classico, il liceo scientifico, e che quindi ha un percorso già definito, perché poi sicuramente andrà, si iscriverà all'università, non può prescindere da quello che è una realtà che è completamente cambiata rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, e deve necessariamente sapere, avere qualche infarinatura di quello che è il suo mercato del lavoro, cioè il mercato del lavoro che troverà quando poi finirà il suo percorso scolastico, il suo percorso universitario. Naturalmente un ragazzo che frequenta il liceo scientifico o il liceo classico, a chi si può rivolgere? E qui è stata la nostra, tra virgolette, difficoltà a reperire i partner, comunque quelli disponibili, quelli che hanno inteso assecondare questo tentativo che noi quest'anno facciamo, e lo facciamo a livello sperimentale, ma io ci ho tenuto molto a farlo proprio perché l'anno prossimo, e sicuramente, almeno si spera, quando il Ministero darà delle notizie più precise, sarà quindi più puntuale nel monte ore, quante saranno le ore di alternanza scuola-lavoro che dovrà svolgere ogni ragazzo nel triennio, quali sono i percorsi privilegiati, eccetera. Quando ci darà tutta una serie di informazioni, e poi, ultimo ma non il meno importante, anche quali saranno le risorse che metterà a disposizione il Ministero, ecco, ci ho tenuto perché in mancanza di tutte queste informazioni, noi comunque quest'anno, io già vi dico che sono molto soddisfatto, perché già abbiamo avuto la possibilità di costruire delle forme di partenariato qui a Lauria, a Rotonda, sul territorio di Rotonda, con importanti realtà di questo territorio e di quel territorio, che sicuramente ci serviranno anche per capire insieme quali possono essere le nostre, diciamo così, possibilità future. E quindi noi quest'anno abbiamo dedicato a questa attività quello che potevamo fare, il minimo, con delle risorse particolarmente esigue, anzi quasi direi inesistenti, ma io ritengo abbiamo soprattutto individuato la fascia di età e quindi le classi che parteciperanno a questo percorso, che per il liceo classico sono le due seconde vecchio ordinamento, naturalmente per il liceo scientifico c'è anche una prima, lì ha voluto partecipare anche una prima, noi invece qui nel liceo classico abbiamo preferito che nelle prime vecchio ordinamento si desse un'infarinatura di quello che poi sarà l'attività che andranno a fare negli anni successivi. Per l'istituto tecnico invece, essendoci già un'esperienza consolidata, abbiamo dedicato questa attività alle due quinte, però con rispetto agli anni passati con grande restringimento di risorse, soprattutto perché non ce ne sono assolutamente, ma anche di docenti coinvolti, perché poi si lavora quasi su base volontarie e non è sempre facile, soprattutto in un istituto tecnico, reperire docenti che abbiano la voglia e anche la possibilità di dedicarsi il pomeriggio, come in effetti sarà questa attività prevalentemente dedicata in ore pomeridiane, per quel monte ore minimo che noi abbiamo previsto. Lì invece si svolgerà, per quanto riguarda l'istituto tecnico, come si è svolta sempre negli anni precedenti, mantenendo quella procedura standard che ha sempre funzionato e che era stata anche ben definita sotto l'aspetto normativo negli anni scorsi. Quindi ci siamo inventati questa cosa. Vicino a me poi li presenterà la professoressa Zaccara, che è la docente individuata per quanto riguarda il liceo classico a coordinare queste attività di alternanza scuola-lavoro, ma voglio ringraziare anche
Non c'è il liceo scientifico di Rotondo perché l'alternanza, questa iniziativa l'abbiamo presentata l'altro giorno a Rotondo, abbiamo incontrato tutti i partner di mattina, ci siamo incontrati con gli studenti, più o meno abbiamo fatto la stessa cosa che stiamo facendo qui, anche se qui abbiamo, diciamo così, abbiamo anche la fortuna di avere questa bella sala a disposizione, cosa che invece al liceo scientifico di Rotondo non c'è. Comunque abbiamo incontrato i partner, abbiamo distribuito loro, abbiamo scambiato qualche idea con loro, ci siamo confrontati e quindi questa attività è partita 2 giorni fa. La professoressa Zaccara, dicevo, poi nel presentare i partner, che comunque voi conoscete, posso pure presentare io, il professor Calcagno, che è stato anche un docente di questa scuola presso l'Istituto Tecnico, rappresenta l'associazione Lubel insieme con il professor Francesco Stoduto, anche egli docente di questa scuola e il quale ovviamente non ha perso mai i contatti nonostante il suo nuovo status, diciamo così, perché comunque sempre qui e collabora costantemente con noi. Poi abbiamo Mimmino Ricciardi, che invece rappresenta, è il titolare di Radio Mente Libera, perché c'è un progetto che riguarderà alcuni ragazzi e Radio Mente Libera, che poi vi dirà più diffusamente la professoressa, e anche loro, se vorranno, vi diranno qualche cosa a proposito. La dottoressa Cerbino è la responsabile attualmente della sovrintendenza scolastica di Maratea e mi sembrava logico, voglio dire, che in un liceo classico si cercasse di far di tutto, avendo la presenza di una sovrintendenza dei beni culturali architettonici a Maratea, si coinvolgesse in questo progetto. E la devo ringraziare perché è stata molto puntuale, molto disponibile e ci ha ovviamente ha fatto sì che questa attività domani mattina i ragazzi andranno lì a Maratea, faranno questo primo incontro con loro, con lei e con il signor Fiorenzano, mi pare, che è anche quello il tutor aziendale, diciamo così. Ogni progetto, poi c'è il Mario Lamboglia, Eco di Basilicata, è l'Eco di Basilicata, io a Mario lo conosco da una vita, abbiamo fatto anche gli amministratori insieme e vi assicuro che sembra facile far uscire un giornale, anche un settimanale, un quindicinale, ma vi assicuro che non è così, è una cosa difficilissima e credo che soltanto la sua caparbietà potesse far sì che questo giornale vivesse nel tempo, perché ormai è una realtà consolidata non soltanto nel territorio di Lauria ma in tutta la Basilicata e anche nelle regioni viciniori. Mario fa un lavoro straordinario e lo fa ovviamente insieme a tanti altri suoi collaboratori con uno spirito di volontariato che è veramente encomiabile. È comunque l'unico giornalino che circola con tutti i pregi e i difetti che può avere, naturalmente contestabile, non contestabile, quanto si vuole, ma è l'unico giornalino, l'unico punto di riferimento che noi abbiamo. Se vuoi sapere qualche aneddoto, anche qualche scoop dell'ultima ora, lui sa sempre tutto. I gossip naturalmente che non mancano neanche qui a Lauria. Ma sta per arrivare, spero almeno che arrivi il sindaco di Lauria, l'architetto Mitiglieri, perché il sindaco, il comune di Lauria è ovviamente nei nostri partner. Di Bella. Tra i nostri partner. E poi c'è, non lo vedevo qui, Gianfranco Di Bella, che è venuto stamattina a fare le riprese, però con la sua azienda, la Frame, collaborerà a questo progetto. E poi vi diranno, ci sono delle cose simpatiche in cantiere. Bene, questo è. Io non so che cosa può portare ai ragazzi. Io credo che i ragazzi faranno comunque, sia pure in un monte ore molto esiguo, sono 15 ore, di cui domani
Voi farete le prime 14, anzi, per l'esattezza, 15 sono a rotonda e 20 sono per quanto riguarda invece i progetti dell'istituto tecnico. Domani queste due classi, divise ovviamente ognuno, divise secondo i progetti cui i ragazzi hanno aderito, andranno, si smisteranno per tutto il territorio, da Maratea fino appunto a queste realtà che ho appena finito di presentare in maniera veloce, e faranno il primo incontro, che reputo domani sarà intanto un discorso conoscitivo con i tutor aziendali. Saranno accompagnati presso queste realtà con i tutor scolastici. Abbiamo nominato per ogni progetto un docente tutor, e poi si svilupperanno i percorsi, gli incontri successivi si svilupperanno in tre incontri pomeridiani che sono stati calendarizzati e che voi avete già avuto modo di conoscere. Io credo che i ragazzi faranno comunque delle esperienze importanti. Il senso di questa norma, l'alternanza scuola-lavoro nei licei, dicevo prima, poi però mi sono distratto e ho parlato di altro, è condivisibile perché, al di là del fatto che oggi un ragazzo non può, di 16 anni, 15 anni, non può disconoscere cose importanti con i quali si dovrà fare i conti ogni giorno, e poi quando si metterà nel mercato del lavoro ancora di più, perché il mercato, voi immagino che chi è più attento, voglio dire, al dibattito politico sta ascoltando, sta vedendo con grande interesse quello che sta succedendo in Italia, questo grande dibattito che si sta delineando intorno a questo tema del lavoro, che oggi speriamo dovrebbe portare alla sua fase conclusiva, cercando di forzare la mano con un accordo tra sindacati, governo e quant'altro. Lo spirito è questo, è che anche un ragazzo del liceo, al di là di quella che sarà l'attività, è bene che si cimenti con, a parte il fatto che poi certe attività che noi possiamo promuovere, quest'anno sono queste, l'anno prossimo saranno altre, possono anche dischiudere, voglio dire, orizzonti che prima il ragazzo stesso o la ragazza non riuscivano ad intravedere. E quindi magari qualcuno di voi, nel momento in cui intraprende queste attività, può capire meglio quali possono essere, quali possono essere, magari in embrione, potenzialmente le sue possibilità, e quindi rivolgere ovviamente nella scelta poi universitaria, quindi nell'orientamento in uscita dal liceo, rivolgere, voglio dire, le scelte verso una facoltà anziché un'altra. E poi perché naturalmente le esperienze si fanno sul campo, e qualsiasi cosa voi apprendiate è sempre un qualcosa in più di pratico che altrimenti a scuola non potreste mai apprendere, per il semplice fatto che a scuola si fa molta teoria e si fa poca, purtroppo, didattica laboratoriale. E questa è assolutamente didattica laboratoriale, non è assolutamente nient'altro. Non è che la didattica laboratoriale è una didattica che si fa nel laboratorio. La didattica laboratoriale è quello che si fa nella pratica, quello che si può essere anche fatto in laboratorio, naturalmente, ma riguarda tutta una serie di problemi e di aspetti pratici e tecnici che voi potrete incontrare e che incontrerete sicuramente nel corso della vostra vita. Io mi fermo qui, do la parola velocemente alla dottoressa Zaccaro, ringraziandola per il lavoro che ha svolto come coordinatrice, e poi naturalmente velocemente tutti i partner, che io già ringrazio ancora per la loro adesione. Allora, grazie. Io veramente brevemente, oltre a voler fare una piccola considerazione in merito a quello che ha detto il dirigente scolastico, che già ha ampiamente puntualmente descritto la ratio dell'alternanza scuola-lavoro, volevo solo aggiungere una breve considerazione in merito ad un aspetto importante dell'alternanza scuola-lavoro, che riguarda appunto le potenzialità didattiche di questa esperienza.
Perché, ecco, in un quadro normativo è importante o il legislatore ha ritenuto di dover inserire l'obbligatorietà di un percorso di alternanza non solo quindi per gli istituti tecnici ma anche per i licei? Perché in realtà le scuole dei paesi ad alto sviluppo puntano ad una formazione completa della persona. La scuola deve educare innanzitutto ai valori, però deve fornire anche a voi gli strumenti per poter affrontare le sfide di una società che ormai tecnologicamente avanzata, ma che è soggetta a continui e rapidi mutamenti. Quindi in realtà voi vi dovete a scuola costruire, è arrivato il sindaco, quindi che ringraziamo e che accogliamo con un applauso il sindaco del vostro comune. Maria Terenzia. Allora ragazzi, solo un attimo di concentrazione e poi arriviamo giusto alla descrizione dei progetti. Quello che volevo dire è che in realtà voi dovete avere gli strumenti per poter acquisire una capacità critica, la capacità di riflessione e anche di analisi, per far sì che le competenze che voi acquisite possano essere spendibili lungo tutto l'arco della vostra vita. Quindi il passaggio fondamentale è quello di, appunto, di pensare ad una scuola che non sia più una scuola di trasmissione delle conoscenze, la famosa scuola auditorium in cui noi docenti facciamo le nostre belle lezioni e voi venite a ripetere quello che noi diciamo. Deve essere invece un ambiente di apprendimento e l'ambiente di apprendimento si crea con piccoli gruppi di lavoro, in cui effettivamente i ragazzi sono quasi obbligati a confrontarsi, a prospettare liberamente le proprie idee, ad avere anche la possibilità e la capacità di ascoltare gli altri e di cambiare le proprie idee se si rendono conto effettivamente che l'ipotesi risolutiva ad un problema prospettata da un altro ragazzo è migliore. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo diviso le due classi, la seconda A e la seconda B, in piccoli gruppi di lavoro, al massimo di sette ragazzi, che saranno appunto accompagnati in questi ambienti lavorativi dai tutor scolastici, che voglio ringraziare, che sono la professoressa Palmieri per la soprintendenza dei beni culturali. Grazie. La professoressa Antonella Ierpo, il professore Antonio Sisinno, la professoressa Carmelina Voto per la UCAL e la professoressa Adriana D'Angelo, tutor scolastico. Questi tutor scolastici già da domani, ragazzi solo un attimo vi prego di concentrazione, abbiamo quasi finito, accompagneranno e inseriranno insieme ai tutor aziendali i nostri ragazzi negli ambienti di lavoro. Che cosa andranno a fare in ciascuno appunto di queste, in ciascuna di queste realtà lavorative? Allora, per quanto riguarda la soprintendenza ai beni culturali, i ragazzi si cimenteranno nella catalogazione di reperti archeologici e di materiali librari e di materiale librario e acquisiranno anche principi e tecniche di restauro dei beni culturali. Faranno anche un'esperienza sul campo, si recheranno al monastero di Sant'Antonio a Rivello, le attività saranno svolte a Maratea. L'Eco di Basilicata invece propone iniziative culturali di redazione giornalistica.
I ragazzi impareranno come si progetta e si realizza un articolo di giornale e vedranno insieme poi al tutor aziendale, che è un esperto nel settore, Mario Lamboglia, vedranno appunto come effettivamente in questi 3 giorni, sono 14 ore di lezione, è possibile effettivamente acquisire le tecniche e i principi fondamentali, insomma, che sono alla base del lavoro in una redazione giornalistica. Invece Gianfranco Di Bella propone la realizzazione di un documentario, e questa è stata un'idea effettivamente brillante, perché effettivamente in questo modo noi riusciamo a documentare quindi le varie attività svolte nei vari settori. Avremo i ragazzi, come che già vedete all'opera, Carmine Cava sta già facendo le sue riprese. Acquisiranno quindi principi e tecniche di ripresa, montaggio e sonorizzazione, sceneggiatura, illuminotecnica, sonorizzazione e finalizzazione poi del progetto, che sarà la realizzazione appunto del documentario sul progetto di alternanza scuola-lavoro. Radio Mente Libera invece ci ha proposto la realizzazione di un programma radiofonico insieme al professore Sisino, che è il tutor scolastico in questo ambito. Innanzitutto realizzeranno un progetto che è collegato al progetto sulla legalità, che è stato già affrontato in sede scolastica, e affronteranno appunto la tematica dura lex sed lex, in cui Socrate viene processato ingiustamente, anche in riferimento ad una tragedia che hanno avuto modo di che hanno seguito qui a scuola. Ci saranno cenni su vari casi analoghi a quello socratico, quindi in particolare verrà presa in considerazione la morte di Falcone e di Borsellino. Upper invece ci propone la gestione e l'organizzazione di un cineforum. Infine, nel comune di Lauria i ragazzi verranno inseriti direttamente nei settori di attività e avranno modo di vedere qua come si gestisce quindi in maniera pratica un ente pubblico territoriale. Questo velocemente sono le attività che verranno svolte in ciascun settore. Un'ultima considerazione da fare è questa: come diceva il preside, le ore sono effettivamente poche, però noi abbiamo la possibilità di realizzare veramente un progetto innovativo. Perché? Innanzitutto, rispetto alla precedente legislazione, tutte queste attività sono state coprogettate direttamente dalla scuola, dall'istituzione scolastica e dai partners che hanno aderito all'iniziativa. Quindi la coprogettazione e quindi la realizzazione del progetto è un evento ampiamente condiviso. Abbiamo previsto anche un'attività di monitoraggio del progetto nelle 3 fasi cruciali, che sono ex ante, l'itinere, ex post, per avere anche dei dati reali da cui partire e soprattutto anche per rilevare le criticità che poi nel corso della realizzazione del progetto si presenteranno, e per l'anno prossimo avere una visione più precisa e puntuale dello sviluppo, oltre che del progetto, anche delle preferenze poi espresse dai ragazzi. Tutto questo, se possibile, per uscire da una visione della scuola di vagone lento, che è una visione colorita dipinta da Franco Fraboni, cioè di una scuola che stenta a stare a passo con i tempi e che anzi ancora oggi, nonostante ciò, può essere vista come un luogo di rifugio. Un luogo di rifugio nei confronti del costante divenire appunto della conoscenza. Allora io dico, questa è un'occasione, insieme ai nostri partner, insieme al dirigente scolastico, che ha voluto fortemente la sperimentazione già da quest'anno, pensiamo di ottenere dei risultati concreti e soprattutto pensiamo di avere una misura precisa degli errori che eventualmente commetteremo, per avere la possibilità di migliorare immediatamente già dall'anno prossimo. Grazie e preside. Io saluto pure
il sindaco, l'amico Gaetano Vitivieri, che ovviamente anche come gli altri partner è stato molto contento, anzi per la verità quasi questa cosa che stiamo facendo stamattina l'ha suggerita lui. E, diciamo, ha voluto questa presentazione, mi sarebbe dispiaciuto se fosse rimasto bloccato, perché ovviamente era in comune bloccato da qualcuno che, come spesso succede, bloccano i sindaci e non li fanno uscire dalla propria stanza. Io volevo semplicemente se era possibile, se qualcuno di voi dei partner vuole dirci qualche cosa, a cominciare ovviamente dal sindaco, a cui passo la parola, poi ognuno, se vuole, in pochissimi minuti, dire quello che questi ragazzi andranno a fare, quello che faremo insieme, quali potranno essere le esperienze che questi ragazzi matureranno nei prossimi giorni, mi farebbe piacere, e poi ovviamente possiamo ritenere conclusa questa, diciamo così, breve presentazione. Prego. Innanzitutto ciao a tutti e ben trovati in questa sede. Soprattutto in occasione di questa presentazione di un'esperienza che ho condiviso sin dai primi passi, perché immedesimandomi nei vostri panni, quindi tornando moltissimi anni addietro, un'esperienza, vivere un'esperienza come questa, quindi entrare nelle varie realtà di un territorio, di un comune, di una realtà sociale, era uno degli aspetti più concreti e più significativi di un'attività formativa. Condividendo, quando diceva la professoressa, in un momento così difficile e così problematico per voi giovani e per anche gli aspetti formativi che riguardano la vostra generazione, credo che affrontare momenti come questi, e anche se per poco, anche se per momenti brevi della vostra attività, sia importante per toccare con mano quelli che sono gli aspetti della realtà quotidiana. E questo forse può, per certi versi, superare quell'aspetto di cui parlava la professoressa, cioè di considerare la scuola come un momento come ha detto, vagone lento, come un treno che va lento rispetto a me. Magari dare un impulso diverso anche in funzione di una apertura e di una visuale diversa e più significativa. Io vi auguro buon lavoro e spero che questo possa contribuire a chiarirvi un po' le idee e soprattutto ad entusiasmarvi su un percorso che avete iniziato e che spero concludiate nel migliore dei modi. Grazie, buon lavoro. Buongiorno, allora noi UPEL circoleranno, cioè io insieme al professor Soluto abbiamo pensato di proporre un'attività scuola-lavoro, all'inizio così, vista così, sempre che non c'entra niente, il lavoro dov'è, nel vedere magari un film. Noi abbiamo pensato invece che sarebbe stato utile per i giovani avvicinarsi a un'arte che ha informato di sé tutto il XX secolo, praticamente in Cina, e della quale arte i giovani soprattutto sono assolutamente o in gran parte poco consoni, non hanno avuto la possibilità, perché la società si è trasformata, perché la televisione ha occupato spazi, perché anche commercialmente le sale cinematografiche non ci sono più, chiudono e quant'altro. Vabbè, insomma, abbiamo voluto
contemperare in queste 14 ore due o tre esigenze, che sono quelle di avvicinare i ragazzi al cinema, sia dal punto di vista spettacolare che dal punto di vista tecnico. Intanto noi insieme a Gianfranco Di Bella cercheremo anche di presentare ai ragazzi le vecchie macchine da presa, i vecchi proiettori, come si è giunti, tutto un percorso tecnologico che giunge dai Lumière al DVD moderno. E poi abbiamo voluto, soprattutto il centro di questa nostra attività è come si organizza ad esempio un Cineforum. Ora, noi qualche anno fa l'abbiamo organizzato proprio in questa sala un Cineforum, anzi due volte abbiamo organizzato il Cineforum. Che cos'è il Cineforum? Il Cineforum è la proiezione di un film e quindi poi la discussione. Perché noi vogliamo ribadire con i ragazzi che vedere un film non è solamente un fatto così ludico, no? Ma è un fatto anche di maturazione culturale, di apprendimento. Se voi pensate, voi non dovete pensare adesso solo alle fiction televisive, che quelle sono cose diverse, anche come ritmo, tecnicamente, come sono fatti e quant'altro. Voi dovete pensare al grande cinema. Io quando parlo di cinema penso al grande cinema che ha determinato anche stagioni culturali importanti nel nostro paese, ad esempio il neorealismo, no? Neorealismo che all'indomani del dopoguerra ha informato una intera stagione culturale che è arrivata anche dagli anni 60. Grandi registi, Fellini, Visconti, personalmente sentiti nominare, De Sica, grandi registi internazionali, Charles Chaplin ad esempio, il dittatore. Se uno vuol capire qualcosa del nazismo, guarda caso va a vedere il film Il dittatore di Chaplin. Ma non è questo, ripeto, la cosa più importante. La cosa più importante è addestrare possibilmente qualcuno di voi a organizzare un evento culturale. Un evento culturale che si chiama, fra gli altri, ce ne sono tanti eventi culturali, sono eventi musicali, eventi letterari, mostre di archeologia, mostre di pittura e quant'altro. Un evento culturale particolare è il Cineforum. E il Cineforum si sceglie quindi prima dal punto di vista tecnico anche cos'è la regia. Quando voi vedete un film, regista XY, chi è il regista? Sceneggiatore, attore, che cosa fa lo sceneggiatore? Commento musicale? Insomma, noi vedremo tutte queste cose alla fine del corso. Speriamo di presentare sia al preside, no? E sia agli altri insegnanti, ai vostri colleghi, per presentare una relazione puntuale su che cosa abbiamo fatto e su che cosa abbiamo imparato. E poi magari organizzeremo un cineforum. Organizzeranno i ragazzi un cineforum secondo le cose che noi siamo riusciti a prendere. Grazie. Salve, buongiorno a tutti. Io, allora, noi insieme a un gruppo di ragazzi l'anno scorso, ma precedentemente già da qualche anno, abbiamo pensato di attivare una web radio qui all'Auria. L'anno scorso finalmente ci siamo riusciti, insieme a tantissimi ragazzi qui con me, oggi sono presenti Giacomo Blois, Michela Spagnuolo, e abbiamo pensato che l'Auria fosse importante attivare comunque un canale di comunicazione, e insieme a questo abbiamo attivato un portale. Quando mi è stato proposto di fare questa iniziativa, l'abbiamo ritenuta subito utile. Però a differenza forse dei professori l'abbiamo vista dall'altro lato, noi siamo forse il gruppo più giovane di questo partenariato e l'abbiamo vista da studenti. Ed ecco qui perché abbiamo scelto di fare questa cosa. Noi non tantissimi anni fa eravamo da quel lato e quindi pensavamo a queste cose, quando si faceva qualcosa fuori dalla scuola era qualcosa di inutile, diciamo. Poi siamo cresciuti, siamo andati all'università e abbiamo capito che il bagaglio culturale della scuola sì era formante ma era importante anche le nostre passioni. E da qui siamo partiti, è da questo che noi abbiamo incentrato, innanzitutto con la legalità, un tema importantissimo al giorno d'oggi che non si racchiude solo in quel momento. La legalità significa tantissime altre cose, significa tantissime scelte ogni giorno. Ne posso fare uno stupido che si rivede ogni giorno, quando noi chiediamo lo scontrino, per dire. Quella è un'azione importantissima che comunque costringe tutto. Può significare anche non chiedere lo scontrino, significa non avere risorse per la cultura, per la scuola, per la formazione. E noi da lì vogliamo partire. Allora cosa abbiamo diviso
questi 4 giorni che ci vedranno impegnati con un team di ragazzi di informatica da 7 persone. Abbiamo pensato al primo giorno più qualcosa di teoria, però diverso da quello che si fa a scuola formazione. Teoria nel senso che vogliamo far capire cosa significa comunicare con le persone al di fuori, cosa significa estraniare le cose che siamo dentro, e poi 3 giorni di laboratorio vero, cominciando a far capire che cosa è un mixer, che cos'è un computer, per poi arrivare a una puntata radiofonica. E sin dall'inizio abbiamo molto apprezzato il lavoro del professor Sisinno, che ho avuto il piacere di conoscere, e che abbiamo individuato effettivamente questo connubio con questo lavoro già svolto qui a scuola da alcuni ragazzi. Non so se tutte e due le classi l'hanno fatto, comunque poi successivamente analizzeremo anche questo fatto. E analizzare quello che è successo negli ultimi anni, quindi Moro, Falcone, Borsellino, portarlo nella storia, quindi con Socrate, era molto importante. E da questo che vogliamo partire, farvi capire cosa significa effettivamente poi fare comunicazione, fare qualcosa di diverso che ti possa dare un bagaglio culturale fuori dalla scuola, con le 5 ore di formazione pure che la scuola ti può dare. Grazie a tutti. Buongiorno, io vi saluto soltanto, sarò molto breve. E, come già vi ha spiegato il dirigente scolastico, la professoressa, il gruppo di ragazzi che verrà da noi a Maratea seguirà in particolare la catalogazione dei beni archeologici, dei reperti archeologici, e abbiamo delle mostre anche lì permanenti di archeologia marina, poi andremo a livello a vedere l'archeologia terrestre. Non sarà niente di difficile, non vi preoccupate, noi facciamo già da molti anni attività didattica negli istituti scolastici del Lago Negrese e abbiamo ottenuto sempre degli ottimi risultati, non lo dico per vantarvi, però alla fine pensate che dei ragazzi hanno scelto di studiare conservazione dei beni culturali proprio in seguito alle nostre attività. E siamo ancora impegnati, lavoriamo anche con il liceo artistico di Maratea, voi sapete che a Maratea c'è un liceo artistico, collaboriamo sia per la realizzazione di mostre, di opuscoli, di pubblicazioni, ma questa volta è diverso perché in genere andiamo noi nelle scuole a proporre fuori dalle solite ore scolastiche, proponiamo delle attività, quindi delle visite guidate alle chiese, ai monumenti, ai palazzi. Questa volta invece venite voi da noi, quindi anche per noi è una cosa nuova, perché poche volte sono venuti da noi giusto a vedere le mostre, a vedere il nostro lavoro. Quindi vi faremo vedere a questo gruppo di ragazzi come si catalogano i reperti archeologici. Faremo anche delle lezioni sulla catalogazione dei libri, come si inseriscono, come si fa una scheda e come si inserisce nel sistema online. Voi siete giovani, quindi sicuramente più di me sapete usare le tecnologie e il computer. Però vi faremo vedere come si può trovare un pezzo, un libro, un reperto archeologico anche online. E poi faremo delle lezioni teoriche, un'infarinatura, diciamo così, anche di tecniche del restauro, quindi soprattutto dei beni archeologici, potremmo anche parlare dei beni architettonici, quindi come si restaura una chiesa, come si restaura un monumento, poi vedremo cosa vi interesserà di più. L'ultimo incontro sarà a livello perché lì c'è il museo archeologico di archeologia terrestre, mentre a Maratea abbiamo un grosso ritrovamento di anfore e di ancore. Pensate che è il più grande ritrovamento del Mediterraneo, abbiamo trovato tantissime ancore romane che perdevano le navi perché si incagliavano intorno al salotto di Santoianni, penso che voi lo conoscete il mare di Maratea. E quindi vi spiegheremo un pochino di archeologia. In genere l'archeologia appassiona i ragazzi, almeno per le esperienze che abbiamo, solo perché quando vedono proprio i pezzi si appassionano. Vabbè, ci vediamo domani mattina con questo gruppo di ragazzi. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Mario Lamboglia e è stato già detto, faremo questa esperienza nella redazione dell'Eco. Io mi auguro che almeno una volta questo giornale l'avrete visto, l'avrete sfogliato e quindi insomma sapete un po' come è fatto. Ma oltre il giornale chiaramente noi utilizzeremo questa presenza, questo strumento per provare a concretamente insomma dar vita
lo diceva la professoressa Zaccara, delle pagine di questo giornale, a dar vita appunto a quasi un inserto che potrebbe sicuramente farà parte del prossimo numero dell'Eco, ma potrebbe anche avere una vita propria, insomma, questo lavoro che verrà fatto in queste giornate in cui staremo insieme. Cosa faremo praticamente? Noi, diciamo, la filosofia dell'Eco è di mettere insieme un po' anche le varie forme di comunicazione, cioè il giornalismo scritto. Noi partiamo sicuramente dal giornalismo scritto, però siccome siamo una generazione fortunata, siamo da più generazioni, siamo fortunati a livello di tecnologia, di informatica e di possibilità, ecco, di poter fare delle cose anche con anche a lauria, anche con costi abbastanza abbordabili. Quindi come giornale abbiamo, non so anche in questo caso se ci siete, avete visitato qualche volta il sito del giornale, abbiamo una sezione video che noi utilizziamo perché un po' perché, diciamo, c'è una vanità di fondo, no? Voglio dire, nella società, perché quando qualsiasi persona vede un microfono e una telecamera si ferma, si blocca, ti si aprono le porte, insomma, ecco, e quindi, diciamo, è anche facile poter approcciare. E dicevo, con mezzi anche abbastanza minimi riusciamo anche a curare questa parte. Chiaramente, proprio perché siamo una piccola realtà, noi creiamo una sinergia tra questi diversi strumenti, però nel caso di questo gruppo che parteciperà a questa attività avrà la possibilità un po' di fare carta stampata, un po' di fare anche dei giornalisti TV, no, tra virgolette, perché ripeto ci sarà questa opportunità. Noi partiremo già domani, anticipo al gruppo che verrà in via degli operai, via Cairoli, diciamo. Noi faremo una prima parte, daremo vita un po' a queste pagine di giornale, a queste cose che noi andremo a fare nelle prossime giornate, metteremo in fila un po' gli argomenti. Io vorrei, e già lancio un input ai ragazzi, se potessimo far emergere anche da questa scuola qualche particolarità legata magari a qualche insegnante, a qualche vostro collega studente che oltre ad essere studente magari può raccontare una sua storia particolare. Quindi mi piacerebbe molto se mettessimo in evidenza questa cosa, così come ho preso già contatti con alcune persone anche importanti di lauria. Domani in particolare a mezzogiorno ci sposteremo poi in una sala ai piedi di Laurea Inferiore, dove faremo un'intervista ad una ragazza, ad un neo giudice di lauria, e però la intervisteremo in maniera un po' particolare, non l'intervista appunto con il block notice o così con il piccolo registratore audio, ma gli faremo proprio un'intervista video, quindi con questi studenti che siederanno su un palco, e un po' una sorta di piccolo ballarò, per intenderci, o di porta a porta. Non so se voi seguite queste trasmissioni, queste per i giornalisti sono ovviamente delle porta a porta, no, e sbagli, perché comunque, diciamo, poi al di là di le, a parte che anche i contenuti non sono da buttare, però comunque è importante, una trasmissione significativa nel panorama giornalistico nazionale. Dicevo, faremo una sorta di ballarò, dai, allora non diciamo porta a porta, faremo una sorta di ballarò, mettendo quindi questa persona seduta sul palco, e dall'altra parte ci sarete voi, mi pare che tu farai parte del bene, partiamo bene, sto scherzando, okay? E quindi voi farete delle interviste a questa nostra compaesana, insomma, forse qualcuno già ha capito a chi mi riferisco. Faremo anche sport, insomma, voglio dire, cercheremo di mettere in evidenza un po' le storie di questa nostra città, perché la filosofia di questo giornale, Anna Ida Capone è diventata giudice da qualche settimana, ha superato il concorso, quindi tra qualche mese avrà
chiedo scusa. La conosceva avvocato? Sì, 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 adesso è giudice da penso 10 giorni probabilmente. Non hai letto l'ultimo numero del libro. Sto scherzando ovviamente. E quindi sarà una bella occasione, anche perché è una giovane, avrà penso 30 anni, insomma, quindi sarà una bella occasione di poter confrontarsi con questa ragazza che ha realizzato un po' il proprio sogno, insomma, un sogno veramente straordinario. Bene, e quindi faremo queste cose, poi anche un pizzico di teoria iniziale, perché è bene anche voglio dire partire con una piccola infarinatura, ma giusto una cosa molto veloce, e la volontà c'è, e quindi sicuramente faremo un ottimo lavoro. Grazie. Gianfranco Di Bella non ci vuole dire niente. 2 minuti quello che faranno i ragazzi con te. Da giovane. Vedo che tu stai. Scusa, buongiorno. Abbiamo già iniziato da questa mattina a cominciare a raccogliere materiale, perché noi abbiamo il compito di realizzare un documentario su questo tipo di esperienza. Quindi stiamo registrando qualche intervista dai ragazzi, intervisteremo anche il sindaco appena finito. Già da domani cominceremo la fase di montaggio e di preparazione alle varie riprese successive. Va bene. Grazie. Un attimo solo, volevo solo avvisare e invitare chi può, oggi pomeriggio alle ore 17 in un'aula della scuola media Vendini, il professor Rodero inizia un mini corso di politica, sì, politica ed economia. 2 conferenze saranno, una oggi, l'altra martedì prossimo, alle ore 17 presso la scuola Vendini. Democrazia e capitalismo oggi nelle condizioni attuali. Il professor Rodero è un astro in queste cose, quindi vi invito a partecipare. Grazie. Bene ragazzi, allora abbiamo terminato. Sciogliamo però un attimo, ancora un attimo di attenzione lo voglio, perché voglio fare una raccomandazione a questi ragazzi che si accingono ad fare questa esperienza. Sappiate che quando andate in un luogo di lavoro, comincerete subito a capire, da subito, immediato la cosa, che vi dovete attenere a delle regole. Senza articolo 18. Senza articolo 18, naturalmente. Vi dovete attenere delle regole che sono quelle soprattutto del rispetto dell'ambiente lavorativo, del decoro, di saperci stare, di confrontarsi con civiltà naturalmente e di operare appunto nel rispetto soprattutto degli altri. Quindi mi raccomando, io so che siete tutti ragazzi bravi, che queste cose e questi concetti li avete bene assimilati nel corso degli anni, però non è mai troppo, ecco, fare qualche altra raccomandazione. Grazie per la pazienza.